mare è veramente grosso d'improvviso e abbiamo dovuto tirare giù la randa. Madonna mia ragazzi, tempo instabile. Stiamo andando a 5 nodi e 3, 5 nodi e 4. E andiamo a cercarci un posto per la notte il più avanti possibile. E now Monte Capanne. Ok, no? Sì. Okay. Abbiamo buttato l'ancora galleggiante. Dopo una giornata di temporali continui siamo arrivati a Baratti, abbiamo messo la barca in acqua e adesso ci sistemiamo per la notte. Il tempo non è bellissimo, ci aspetta forse ancora un po' di pioggia. Anche la prima cena comunque è una meraviglia, vero Henry? Un menù fantastico. Tonno in scatola, banane, mangiato sotto la pioggia e mezzi in macchina. Vabbè, ma vabbè. La barca è qua di fianco. Ratti, questa mattina è bellissimo e silenzioso. Baratti è di poppa. Viaggiamo a due nodi, non è granché, ma per le previsioni che c'erano va più che bene. Forza Enrico, dai, dai! Cavo in arrivo, dopo una bella partenza siamo finiti in una zona di bonaccia di un'oretta, abbiamo un po' tribolato e adesso siamo ripartiti con un vento al traverso. Due nodi, due e mezzo. Viaggiamo a due, due e mezzo. Di Sportino, appena sbarcati per la seconda notte. Adesso andiamo a esplorare, la baia è fantastica, ma andiamo a esplorare all'interno. Yes! Sveglia dalla seconda notte, passata tranquilla. Adesso cerchiamo di toglierci di qua perché abbiamo le onde dei traghetti che ci funestano. Stiamo partendo dalla baia di Nisportino, abbiamo un vento termico di poppa, davanti abbiamo la baia di Portoferraio e contiamo di passare Capodenfola fra un po' di tempo, dipende dal vento. Adesso abbiamo una bollina con un bel vento fresco e stiamo facendo 4 nodi e mezzo circa. Comunque è un bel andare. Grande Nick! E abbiamo passato il Capo Denfola, lì in fondo c'è la spiaggia della Biodola e proseguiamo con sullo sfondo il Monte Capanne. Marciana Marina. Ormeggio al porto, circolo della vela e tentativo al Monte Capanne. A un'ora improbabile. Ed è sorprendente che non ci sia nessuno. Ed è pomeriggio. Yeah!
Allora, dalla fitta del Monte Capanne, laggiù in fondo. Quella è Monte Cristo. Monte Cristo, sì, sì, sì. È pianosa. È pianosa. La punta ovest dell'isola. E poi una serie di antenne. Comunque la vista è effettivamente ineguagliabile perché si vede tutta l'isola. Con Marina di Campo, Punta Calamita, dove speriamo di passare nei prossimi giorni. Discesa su Poggio. Si cucina sui fuglen. Due cipolle, uno scallogno e un aglio. Una roba acciughe. Pure. Insalata di olive, feta e pomodoro. Ci vuole un goccio di sale. Il risotto selvaggio. Mattina del giorno 3 siamo partiti da Marciana Marina con una bella brezza da nord-ovest. Speriamo che duri. Ci fa un po' bollinare, ma almeno un bordo è buono. Verso la punta ovest dell'isola. Mica il timone. Vele tutte a segno. E così, dopo la millesima bonaccia da quando siamo partiti, stiamo andando a Pagaia sotto il faro della Polveraia. No, ma c'è anche un po' di vento. Ah, sì, sì, tanto vento. E comunque siamo nella punta più a ovest di tutta l'isola d'Elba. Da adesso in poi inizia il ritorno. Passami la mela, Nick, grazie. Ecco. Passata la punta ovest, navighiamo con venti in poppa, farfalla, sperando che questa brezza che è arrivata non ci molli. Questa è Punta Nera, appena passata, e questa è Punta Timone, che ora passiamo. E poi andiamo a Pomonte, dove forse facciamo un'immersione sul relitto. Dopo aver fatto l'immersione al relitto di Pomonte, siamo risaliti in barca e adesso c'è un bel vento fresco, completamente di poppa. Ora stiamo passando il capo della punta di Fetovaia, dietro cui c'è la spiaggia di Fetovaia, che è molto famosa. 5 fisso con punte di 6 qua e là. Stiamo letteralmente volando in poppa, stiamo facendo dei bordi per non rimanere proprio in fil di ruota e per passare Capo di Poro,
dietro qui c'è Marina di Campo, ma non sappiamo se ci fermiamo lì. Intanto qua c'è la spiaggia di Palombaia. Abbiamo preso una bufera di vento improvvisa con delle raffiche pazzesche. Dove siamo? Al largo di Laconella. Marina di Campo. Marina di Campo. Golfo di Campo. Ok. Il mare è veramente grosso. D'improvviso e abbiamo dovuto tirare giù la randa. Ok, ok. È il mattino di venerdì e dopo un arrivo nella baia di Morcone in mezzo a una botta di vento pazzesca abbiamo passato una notte abbastanza tranquilla. Siamo in rada ed è molto bello. Yes. E oggi ci aspetta una giornata, pare, di vento molto forte, quindi ci stiamo preparando. Allora, abbiamo passato Punta Calamita, stiamo passando Punta dei Ripalti e girare l'angolo per risalire verso nord, l'ultimo pezzo dell'isola. Ci fa sudare. Ecco qui, questo è il quinto giorno e stiamo salutando l'Elba a poppa. Adesso abbiamo la prua verso il promontorio di Baratti e prima c'è il promontorio di Piombino con la città lì sullo sfondo. Nella zona fra Piombino e l'Elba c'è un traffico continuo e perenne di traghetti di tutte le dimensioni. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before that kid. And there's so much time to make up everywhere you turn. So much water moving underneath the bridge. Let the water come and carry us away. When we were young. E questo è l'arrivo con la scaletta di scarico che abbiamo prenotato apposta per mettere la roba in macchina. Ciao!